C'era una forza misteriosa in quella che chiamavano musica razziale. Buddy se ne rendeva conto e voleva suonare con la stessa attitudine, ma non riusciva a capire fino in fondo come fare. Buddy Holly è dalla parte del soul. Every day it's getting closer, going faster. Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey. Il 25 agosto del 1951, intorno alle 9 di sera, nel cielo della cittadina di Lubbock, in Texas, stazionò per qualche minuto un'enorme, misteriosa V luminosa. Restò perfettamente visibile per poi schizzare via, lasciando una scia a stingersi nel buio della notte. Non fu un evento isolato. Il fenomeno si ripeté più volte quell'estate. Qualcuno disse che erano stormi, ma uno stormo è in movimento e per quanto ne sappia non esistono uccelli dalle piume luminose, non in Texas almeno. Tutti iniziarono ad interrogarsi su quell'avvistamento di massa. Cos'erano quegli oggetti circolari che dalla Terra sembravano grandi come una moneta da un dollaro? Cosa c'era dietro le fluorescenti luci di Lubbock? Non si parlò d'altro per molto tempo e paradossalmente in città si iniziò a temere l'arrivo di qualcosa che spaventava molto di più della gente di colore del sud. La cosa non sembrava interessare il giovane Buddy. Certo, anche lui amava osservare le luci di Lubbock, ma quelle delle stelle, seduto nell'auto di suo padre con la radio accesa. C'era una stazione in particolare che dopo la mezzanotte trasformava tutta la musica stucchevole dei Cowboys nei blues incendiari del Delta e di Chicago. Well, you're gonna miss me early in the morning. Quella musica era talmente potente da sgomberare il campo dai pregiudizi. Come potevano essere considerati inferiori uomini capaci di esprimersi con le note in quel modo? Ma come faceva il mondo a non accorgersi della loro poesia? C'era una forza misteriosa in quella che chiamavano musica razziale. Buddy se ne rendeva conto e voleva suonare con la stessa attitudine, ma non riusciva a capire come fare. Tra quel ragazzino dai denti gialli, gli occhiali simili a fondi di bottiglia e il blues di Lee Belly, Lonnie Johnson e Howlin' Wolf c'era un anello di separazione mancante. Solo alla fine del 1954 un 78 giri finalmente congiunse i due estremi. Qualcuno c'era arrivato prima di lui. Un bianco di Tupelo, Mississippi, capace di cantare come un nero. Il suo nome era Elvis Presley. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble. La rivelazione avvenne esattamente il 2 gennaio del 1955, quando Buddy lo vide sul palco del Fair Park Coliseum. My daddy was a green-eyed mountain jack. Dal tramonto all'alba, Buddy si trasformò completamente. Appese la sua chitarra acustica al chiodo e puntò una Fender Stratocaster appena arrivata nel negozio di strumenti musicali di Lubbock. Uno strumento del futuro, con tanto di leva capace di far vibrare le corde in un incredibile effetto sonoro simile a quello di un eco. $600. Una fortuna. Anche il suo aspetto cambiò. I capelli erano domati dalla brillantina e i vecchi jeans lasciarono il posto a dei completi eleganti.
Persino le sue canzoni non sapevano più di campagna, ma erano elettriche, urbane. Quello che impressionava maggiormente però fu il suo atteggiamento sul palco. Adesso non restava impalato davanti a un microfono, ma correva da una parte all'altra, e quel modo di fare, unito ai completi eleganti e gli occhiali, gli davano un'immagine nuova, uno stile originale, che venne notato da un agente di Nashville, Eddie Crandall. Eddie gli pagò la registrazione di un demo, con il quale riuscì a fargli ottenere un contratto per la Decca. Il mondo stava cercando un nuovo Elvis e Buddy Holly si sentiva perfetto nel ruolo. La registrazione però non andò come sperava. Il produttore arrangiò i brani di Buddy in uno stile country, molto distante da quello che lui aveva immaginato. Sbagliarono persino il suo cognome sulla stampa del disco. Holly invece di Holly. Nel frattempo tutti i jukebox e le radio d'America suonavano la nuova hit di Elvis. Heartbreak Hotel, piantata alla numero uno di tutte le classifiche. Tutta un'altra lega rispetto a quanto la Decca aveva scelto per lui. Certo, non poteva minimamente competere con Elvis, ma le vendite del suo primo disco non andarono malissimo. 18.000 copie e $225 che gli consentirono di sperimentare delle lenti a contatto. Se la musica che suonava non poteva essere selvaggia come quella di Presley, voleva che almeno il suo aspetto non somigliasse a quello di un perdente. Nessuno dei suoi eroi portava gli occhiali. Nessuno dei protagonisti del suo western preferito, Sentieri Selvaggi, ne aveva un paio. L'esperimento però non riuscì. Erano fastidiosissime. Mi libererò mai di questi maledetti occhiali. Verrà il giorno, gli disse il suo amico batterista Jerry Allison, citando proprio John Wayne nel film. Già, that will be the day, rispose Buddy. Ci fu un attimo di silenzio. Ehi, perché non ci scriviamo una canzone? È un titolo perfetto. Provò a proporla alla Decca, ma non convinse. A riaccendergli le speranze fu un tizio chiamato Norman Petty. Norman era un organista. Si presentò insieme ad un trio con il nome di Buddy and the Crickets e registrarono finalmente That Will Be the Day. Il suono di quella canzone iniziò a creare equivoci. I Crickets erano bianchi o neri? Non c'erano delle foto a mostrarne l'aspetto. La risposta arrivò il 22 agosto sul palco dell'Apollo Theater di Harlem, il tempio della musica nera. Quando il pubblico si ritrovò di fronte quei quattro ragazzini bianchi, iniziò a fischiare. «Pregate solo che il vostro suono sia come quello del disco!» gli urlò una signora dalla prima fila. Buddy Holly si tirò sugli occhiali e sfoggiò un timido sorriso. Gli bastarono poche note per fugare ogni dubbio. Fu il loro battesimo di fuoco. That Will Be the Day, il 23 settembre del 1957, era al primo posto e iniziava a spopolare anche dall'altra parte dell'oceano. I Crickets divennero inarrestabili. Well, that'll be the day when you say goodbye. Buddy e i Crickets erano delle celebrità, almeno quanto lo era Elvis. Sebbene possa sembrare strano, non tutti i membri della band erano contenti di quello che stava accadendo. Erano stanchi di girare e di constatare che ovunque andassero, la star acclamata era Buddy. Loro erano solo contorno. Volevano una pausa, fermarsi
ma il loro leader si sentiva nel pieno della sua ascesa. Nulla avrebbe potuto arrestarlo. Lasciò i Crickets. Erano diventati una zavorra per lui, troppo legati a Lubbock, troppo provinciali. Buddy voleva sperimentare cose nuove e soprattutto respirare l'atmosfera della Grande Mela, il centro febbricitante del mondo. Si trasferì al Greenwich Village insieme a sua moglie. I suoi gusti si facevano più sofisticati e si era fatto incapsulare i denti per rimediare alle macchie che gli spegnevano il sorriso. Persino i suoi occhiali adesso avevano delle lenti speciali, ultra sottili. Buddy sentiva di essere pronto per passare dall'altra parte e diventare un produttore. Iniziò ad investire in costose sessioni di registrazione che andarono ad aggravare sempre di più la sua situazione economica. Buddy si ritrovò costretto a chiedere prestiti per tamponare in attesa di tempi migliori e quando gli offrirono un tour invernale, accettò. «Non devi accettare, tesoro. Non è un tour alla tua portata», gli disse la moglie. «Sono solo 5 settimane, Maria. Tornerò con dei soldi che ci serviranno a far ripartire le cose. Non preoccuparti». Il tour si sarebbe chiamato Winter Dance Party e cominciò il 23 gennaio del 1959. Insieme a Buddy c'erano altri 4 artisti. Richie Valens, The Big Bopper, Dion and the Belmonts e Frankie Sardo. La notte prima della partenza, sua moglie fece un sogno molto strano. Buddy la svegliò, sentendola lamentarsi nel sonno. La donna, piangendo, le raccontò di un campo e delle grida. C'erano delle persone che correvano. Qualcuno le disse di correre, di scappare, ma lei non riusciva a muoversi. Stanno arrivando, da questa parte, fate presto! Urlavano e poi un terribile spostamento d'aria, seguito da un rombo. Il cielo buio venne attraversato da un'enorme scia luminosa. Le si avvicinava sempre di più e solo quando quella palla di fuoco stava per colpirla riuscì a correre. Si schiantò a qualche centinaio di metri da lei con un rumore assordante. Tutto venne inghiottito dalle fiamme che le impedirono di vedere cosa fosse. Buddy la strinse forte a sé. «Sai, ho sognato anch'io qualcosa di simile. Ho sognato che dovevo volare via da te e dal nostro bambino, ma che sarei tornato a prenderli. Sono state le tue grida a svegliarmi». Buddy non tornò mai a prenderli. La notte del 3 febbraio 1959, l'aereo su cui si trovava in volo si schiantò in un campo di grano innevato dell'Iowa. Aveva 22 anni. Insieme a lui morirono Richie Valens, di 17, e Richardson, di 29. Quel folle volo venne ricordato come il giorno in cui la musica morì. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Kelly. Peggy Sue, oh how my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well I love you gal, yes I need you Peggy Sue. La puntata di oggi
Latitudine Soul finisce qui. Torniamo domani sempre su radio1.rai.it alle 8.30. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, tutte le storie scritte da Luca Sapio e raccontate da Luca Word. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani, e quella che vi suoniamo oggi, ricordando che il soul è un'attitudine, è una ballata dei fratelli Gershwin. Stiamo parlando di The Man I Love, che diventa The Girl I Love. Someday she will come along, the girl I love, and she will be sweet and strong, the girl I love. And when she comes my way, I'll do my best to make her stay. She will look at me and smile, I will understand, and then in a little while, I will take her hand, and thought it seems absurd.